Sul tema che affrontiamo oggi, ha curato un dialogo con Ernesto Laclau, o Laclau, ci dirai, insomma, che si intitola Populismo e democrazia radicale, appunto. E bene, direi che possiamo iniziare a ascoltare, insomma, quello che ci dirà oggi. Allora, grazie a Sottosopra per l'invito. E, dunque, allora, Laclau, così sgombriamo il campo. Allora, Laclau, nel senso che è di origine argentina, l'autore di cui parlerò, soprattutto nella parte iniziale del mio intervento. Laclau perché lui stesso vantava una origine francese, quindi preferiva farlo pronunciare alla francese Laclau, quindi probabilmente mi scapperanno entrambe le pronunce, insomma, portate pazienza. Oggi è l'anniversario della morte di Laclau, di cinque anni fa. E il testo che è stato citato è un testo uscito nel 2012, scusate, e che fa riferimento a un dialogo, appunto, e poi a un seminario, a un convegno organizzato dal Centro Studi di due anni prima, del 2010. E quindi il contesto in cui nasce l'interesse da parte mia e dei ricercatori del Centro Studi per il populismo e per questo autore è un contesto molto diverso da quello attuale. È un contesto dove era determinato da due questioni. Una questione teorica. Tutti abbiamo attraversato in qualche modo il marxismo, tutti abbiamo attraversato in qualche modo il post-strutturalismo, quindi gli autori appunto come Foucault, Deleuze ed altri, e però ci mancava un po' un autore che in qualche modo ci aiutasse dal punto di vista prettamente politico. Cioè, va bene, abbiamo studiato il potere nelle sue varianti, nelle sue micro-relazioni, come direbbe Foucault, ma per fare politica che tipo di pensiero ci può servire, oltre che a decostruire il potere, oltre che a criticarlo, quale teoria ci può servire? E questo era il motivo teorico. L'altro motivo era politico, cioè erano gli anni da un lato del berlusconismo, no, in fase discendente ma presente, e dall'altra dell'emergenza del Movimento 5 Stelle. E però doveva ancora da venire sostanzialmente l'esplosione di quello che poi è stato definito il populismo di sinistra, quindi Podemos per certi versi, no? Syriza per altri, Podemos soprattutto, insomma. E quindi la nostra domanda era, va bene, cerchiamo un autore, abbiamo incontrato un autore che in qualche modo ci desse una definizione di politica da un lato e di populismo dall'altro che ci aiutasse in questo contesto. Perché dico questo? Perché l'accezione che dà Laclau di populismo, come è stato già detto in vari interventi precedenti, nel senso da Simone Fana stamattina e mi riferisco anche all'intervento di Formenti di lunedì, è un autore che dà un'accezione particolare di populismo. Cioè, per Laclau, populismo coincide sostanzialmente con la costruzione di popolo.
Quindi fare politica e coincide in qualche modo con quello che deve fare una politica, cioè si fa politica nel momento in cui si costruisce un popolo, o come direbbe Gramsci, si fa lotta egemonica. Costruzione di popolo sono importanti entrambi i termini, cioè un popolo, un blocco storico-sociale, no? Sempre per parlare in termini gramsciani, ma una costruzione, quindi come diceva giustamente Fanna stamattina, una qualcosa che non è dato, non è un popolo in senso etnico, non è un popolo in senso appunto qualcosa di già dato, è una costruzione, un'articolazione politica. Quindi populismo, Laclau la fa coincidere sostanzialmente con l'idea di costruzione di popolo e analizza vari fenomeni di destra e di sinistra che hanno fatto questo, perché appunto una volta che si è detto che la politica è costruire popolo, questo popolo può avere determinazioni, in che rapporto sta con gli esclusi, in che rapporto sta con chi sono i nemici di questo popolo, dove passa quella che Laclau definirebbe appunto la frontiera antagonistica, per cui il popolo si definisce rispetto a qualcos'altro. È un conto è se questo qualcos'altro sono appunto gli ultimi, no? Gli esclusi o i migranti, per dire, un conto è se sono l'elite. E però la situazione non è mai così pura, perché appunto nelle forme di populismo storicamente determinate magari convivono questi due aspetti. Proviamo a vedere un attimo da dove nasce questa questione del populismo e della costruzione di popolo. In Laclau, insieme alla sua compagna Chantal Mouffe, nasce negli anni 80, nell'85 c'è un testo, Egemonia e strategia socialista, e nasce come risposta sostanzialmente alla crisi del marxismo. Crisi del marxismo nel senso di incapacità di articolare politicamente tutta una serie di movimenti sociali che, lotte ambientali, femministe, eccetera, che in qualche modo avevano segnato gli anni precedenti, ma soprattutto come tentativo di pensare un'egemonia, una costruzione del popolo che però veniva fatta dall'altra parte, cioè veniva fatta dal neoliberalismo, dal thatcherismo in particolare. Cioè, dicono, guardate che la Thatcher ha fatto un'operazione appunto egemonica e ha articolato in modo nuovo qualcosa che prima non c'era, da un lato degli elementi conservatori classici e dall'altro tutta una retorica invece imprenditoriale, innovazione, eccetera, schiettamente neoliberali. Ha fatto un'operazione egemonica, ha organizzato domande in sé differenti e ha individuato un nemico. Chi? Chi? Quelli che erano assistiti dal vecchio stato sociale, eccetera, no? E i lavoratori, eccetera. Bisogna pensare a una controffensiva, e la controffensiva si dà appunto, questo nell'85, si dà appunto pensando all'articolazione di diverse domande sociali, diverse domande democratiche, intorno a un qualcosa di comune, a un fronte comune. Ora, nel testo più importante di Laclau su questo tema, La ragione populista, che penso sia anche disponibile, Laclau come concettualizza questa questione? Dice, ma guardate, c'è una serie di domande, la società di per sé è una, in qualche modo assume, no, la visione della Thatcher, la società non esiste, no? In qualche modo dice, ma la società non esiste nel senso che non esiste come qualcosa di già dato, è sempre l'articolazione, è sempre lo scontro, l'articolazione di progetti egemonici. Quindi non è che io devo semplicemente rappresentare il sociale, lo devo rappresentare, ma nello stesso tempo lo costruisco discorsivamente, lo costruisco politicamente. È un po' quello che diceva anche, appunto, ancora una volta Simone Fana,
stamattina quando diceva, attenzione, una cosa è la classe dal punto di vista sociologico, un'altra è la classe dal punto di vista politico. E vi ricordate i tre livelli, no? Di cui parlava. E però ecco, diciamo che la Clo è molto spinta la posizione per cui della costruzione politica più rispetto agli interessi materiali di classe, magari su quello torneremo dopo. Però la Clo cosa ci dice? C'è una serie di domande nella società. Finché queste domande vengono, bisogni sociali, chiamatene come preferite, vengono gestite in modo separato, lui chiama una logica democratica, in questo senso, democratica, una logica differenziale, quindi il bisogno, non so, della tal rivendicazione femminile, la tal rivendicazione ecologica, la tal rivendicazione sul salario, mentre vengono gestite come cose separate, ancora si è non si è di fronte a un momento populista. Quando è che effettivamente c'è un momento populista una possibilità anche di innovazione, di trasformazione e di costruzione di una diversa egemonia? Quando queste domande vengono articolate tra di loro. E una di queste domande, senza perdere la propria particolarità, diventa il nome di tutte le altre, diventa in qualche modo il simbolo. Lui lo chiama significante vuoto, utilizza, adesso non entro in questo aspetto perché rimanda alla psicanalisi sostanzialmente, alla linguistica e alla psicanalisi, però dice quando il nome di una domanda particolare diventa il nome di una catena di domande trasversali, allora si costruisce il popolo. Mi ricordo l'esempio che aveva fatto a Parma, era una lotta di cittadini per fare in modo che l'autobus passi in una zona particolarmente isolata di una città, di un paese. Non ci arriva l'autobus, dobbiamo fare in modo che arrivi l'autobus. Se questa domanda diventa la domanda, se è gestita da sola, è una domanda prettamente, cioè, compatibile con un sistema politico dato. Se questa domanda diventa l'espressione, non so, dei cittadini di quel quartiere, delle istanze ambientaliste perché in questo modo sviluppi l'autobus e non la macchina, no? Non l'automobile, degli operai che devono prendere quell'autobus lì per andare al lavoro, che ne so, di altre istanze di questo tipo, allora si costituisce una catena equivalenziale. Tutte le domande vengono articolate intorno a una questione che non perde la sua specificità, ma diventa il nome per altro. E diventa il nome per altro, adesso questo è un esempio molto banale, però può diventare il nome per una trasformazione appunto dell'intero assetto egemonico di una configurazione sociale. Questo è un lato del momento populista, non la gestione differenziale delle domande, ma una equivalenza di domande, un'equivalenza, una catena equivalenziale, la chiamava, legata intorno a un significante. Il significante può essere diverso, cioè pensate a un esempio che fa la Clo nella ragione populista, ne fa tanti, ma pensate il leniniano pane e pace. Quello diventa il nome di una trasformazione complessiva. Il pane diventa il nome di una trasformazione complessiva che riunisce tante domande. Pensate cosa può essere questo in una lotta di liberazione nazionale. Lotta di liberazione nazionale, il termine patria può diventare il termine per tante altre cose. Una trasformazione sociale, una trasformazione politica, una trasformazione. Cioè, non si identifica esclusivamente con la questione nazionale. E poi magari dopo, una volta ottenuta l'indipendenza, mettiamo, no? Allora dopo si riapre il fronte, c'è chi intende la patria come giustizia sociale, anche c'è chi la intende come sola indipendenza politica, c'è chi la intende addirittura come invece nazionalismo e aggressivo, no? Dopo si riapre la lotta egemonica, ma nel momento della lotta di liberazione nazionale la patria diventa un nome per una serie di domande. Allora,
Questo, nel momento populista, crea una frontiera antagonistica, dice Laclau. Cioè, il momento populista si caratterizza sul fatto che si costituisce un noi e un loro. Popolo contro elite. La casta del Movimento 5 Stelle in qualche modo ha funzionato anche così. Dopodiché questo non... quindi un noi e un loro, un nemico, un qualcuno che impedisce la realizzazione di dei significati a cui il termine che ha popolato le varie domande allude, no? Qualcuno che è visto come un ostacolo per la realizzazione di tutto questo. Ultima precisazione, il termine, in parte l'ho già accennato, e la catena equivalenziale che si crea e la frontiera che si creano sono anche mutabili, cioè sono a loro volta oggetto di egemonia. Il termine, il significante vuoto, patria, abbiamo detto ad esempio, è anche un significante fluttuante. Cosa vuol dire? Che può essere giocato su diverse egemonie, su diversi progetti politici. Non so, io sono di Parma, se si guarda la storia degli arditi del popolo in rapporto con il fascismo si vede una lotta sui significanti. I significanti dell'ex combattentismo, della prima guerra mondiale, vengono giocati diversamente da fascisti e da antifascisti. C'è una lotta egemonica su quei significanti lì, arditi del popolo stesso. La stessa, cioè il simbolo del combattentismo, il teschio con il pugnale. Allora, una lotta tra significanti, tra vari progetti egemonici. Ok, questo è grosso modo quello che definisce un momento populista per la Clou. C'è un'altra cosa che definisce il momento populista, è che appunto, come è stato detto ancora una volta stamattina e anche lunedì, le vecchie forme di rappresentanza, i vecchi corpi politici sono in crisi in questo momento. Cioè tutti, è in qualche modo una crisi organica, la chiamerebbe Gramsci, no? Tutti i vecchi assetti egemonici di una società sono in crisi e le forme di rappresentanza, le vecchie forme di rappresentanza non tengono. In qualche modo i significanti, se volete, le parole, i simboli, si liberano appunto per diversi progetti egemonici. Ora, in Laclau non c'è se questo assetto è di sinistra o di destra. Per lui è una logica di costruzione del politico, cioè il politico funziona così. È come se ti dicesse, volete fare politica, dovete costruire popolo. Come costruite popolo? Legando istanze diverse, indicando un nemico, indicando una frontiera antagonistica, indicando una equivalenza di domande. La sua compagna Chantal Mouffe, in particolare in questo libro Per un populismo di sinistra, che anche questo trovate credo, accentua alcune caratteristiche. Intanto riprende un po' tutte le esperienze di Podemos e di altre organizzazioni e poi mostra, come a suo parere, l'antagonismo di cui parla Laclau debba essere trasformato e debba essere concepito come agonismo. Quindi, perché insisto su questa tematica? Perché un tratto della Mouffe è quello di dire: si attenzione che non si mette in discussione il quadro liberale democratico. Questo antagonismo che ha un'impronta schiltiana, no? Cioè indicare il nemico, lo sforzo della politica è trasformare l'antagonismo, che è irriducibile nella società, cioè una base di inimicizia politica è il sangue della politica, ma di trasformarlo in forme non dirompenti, che non negano ad esempio i diritti, appunto, no? Quindi lo sforzo della politica è continuamente trasformare l'antagonismo in agonismo, quindi in conflitto messo in forma in qualche modo, in conflitto che non travalica l'ordine liberale democratico. Tuttavia, dice la Mouffe, il momento in cui viviamo è un momento in cui tra la tradizione liberale e la tradizione democratica
c'è una tensione, c'è un problema, nel senso che la trasformazione del liberalismo in neoliberalismo ha creato una situazione completamente post-democratica. Colin Crouch è l'autore di un po' di riferimento, no? Post-democrazia, o nel caso ad esempio di istituzioni sovranazionali, istituzioni complesse come quelle dell'Unione Europea, che hanno vari livelli, no? Uno sovranazionale, uno intergovernativo, insomma sono istituzioni stratificate, si può parlare di ademocrazia, no? Cioè, nel senso che non sono neanche antidemocratiche, il problema è che la democrazia non ha presa su tutti i livelli di queste istituzioni. Allora lei cosa dice? Ma è essenziale a riattivare appunto l'immaginario democratico radicale tramite quello che lei definisce un riformismo rivoluzionario e appunto costruire. E il populismo serve a questo, cioè il populismo in questa lettura non è antitetico alla democrazia, è una riattivazione del potenziale democratico in un momento di post-democrazia. Le domande sono tutte di per sé democratiche, dice Lamouffe, le domande sociali. Il problema è quale articolazione prendono, possono prendere articolazioni appunto di destra, chiamiamole così, esclusiviste, che tendono a emarginare l'altro, ad esempio, no? Che non hanno il neoliberalismo tra i suoi nemici, ma hanno appunto, ad esempio, non so, i migranti, per dire. Oppure un populismo di sinistra, inclusivo, che indica nel neoliberalismo, nell'ordine neoliberale, il proprio nemico. Dice varie cose, insomma, la MUF però mi interessava insistere su questo elemento, cioè sull'elemento che oggi la questione democratica possa essere il cardine, proprio la questione democratica in sé possa essere il cardine di una costruzione populistica, cioè di una costruzione di popolo. Certo, poi insomma sono varie le questioni che si aprono, ad esempio dove si ferma insomma questo rapporto tra radicalizzazione ed estensione della democrazia, il rapporto con la dimensione nazionale, eccetera. Però questo è sostanzialmente il succo del populismo di sinistra, per come lo teorizza la MUF. Ecco, io, diciamo, questa è la parte più espositiva del mio ragionamento. Quello che mi interessava rimarcare è questa idea appunto positiva di populismo, positiva chiaramente nel senso della MUF, ma direi per la CLO positiva ma anche inevitabile, cioè anche una dimensione proprio dell'ontologia della politica, della struttura della politica. La politica funziona così per la CLO. La politica di massa è la politica che in qualche modo si pone nell'orizzonte della democrazia, non solo formale. Ecco, vorrei adesso insistere su qualche punto, diciamo, problematico, nel senso che la riflessione sul populismo oggi ha conosciuto, e anche sul populismo di sinistra, ha conosciuto un grande sviluppo. Nel senso che le esperienze storiche, in parte emergenti, in parte già attraversate da una parziale crisi, se pensate ad esempio al dibattito interno di Podemos, di cui questi autori sono gli autori di sostanzialmente riferimento, per una parte perlomeno, nel senso che Reyón, in parte anche Pablo Iglesias, ma appunto tra di loro ci sono differenze nel modo di leggere questi autori, si sono alimentati sicuramente di queste teorizzazioni. Se pensate appunto all'iniziale non definirsi di destra né di sinistra di Podemos, all'uso della patria che fa Podemos, no? All'uso del significante patria, dove patria diventa sinonimo sostanzialmente di giustizia sociale, cioè sentite i discorsi di Iglesias sono di questo tipo.
si sono alimentati di questi autori insieme certamente al riferimento all'esperienza dell'America Latina. Tra parentesi, mi sono dimenticato di dire una cosa importante, l'ho detto solo in riferimento al nome, ma Laclau è di origine argentina e nasce questa riflessione all'interno dei gruppi, diciamo, di sinistra che leggevano in termini possibilisti, ma direi anche positivi, il movimento peronista. Quindi lui legge da sinistra sostanzialmente il momento populista di Perón. Allora, ci sono alcune parole chiave che segnano una problematicità. La prima è quella di, direi, di articolazione. Vi ho detto che si articolano le domande, le varie domande, intorno a un significante, ma l'opera populista, l'operazione populista è articolare le domande intorno a un nuovo significante e disarticolarle dai gruppi egemonici già formati, e questo secondo me sembra molto astratto, ma è uno dei problemi, ci tornerò alla fine dell'intervento, attuali, molto concreti in realtà. L'altra, direttamente legato a questo aspetto, è che abbiamo parlato molto di momento populista, il momento in cui si sfaldano sostanzialmente le vecchie rappresentazioni e rappresentanze della politica, i vari significanti sono disponibili, diciamo, alla lotta egemonica, è un momento di crisi organica, e si può pensare alla ricostituzione di una frontiera antagonistica diversa da quelle precedenti. Bene, c'è un altro, oltre a momento populista, c'è un altro aspetto di cui parlano, ma che viene meno teorizzato da questi autori, è quella di campo populista. Campo populista. Campo populista nel senso che appunto non esiste solamente la frontiera noi loro, popolo contro elite, ma esistono vari progetti, varie tendenze egemoniche per articolare questa domanda, e queste tendenze sono esse stesse in conflitto. Quindi si è all'interno di un campo populista, non c'è un vuoto assoluto dove c'è popolo contro elite, progetto populista contro elite. Tra l'altro le stesse elite possono ingaggiare discorsi o retoriche perlomeno populiste. Quindi il populismo diventa in questo caso, come dire, non è vergine, no? Diventa il terreno su cui si esercita il conflitto. Non solo una forma del conflitto, ma il terreno su cui si esercita il conflitto. Ora, lascio da parte un attimo questa questione, la riprendo alla fine dell'intervento, per dire alcuni punti che risultano problematici, secondo me, e nel dibattito attuale, come dire, ritornano in modo costante su questa teorizzazione. Allora, premetto, su alcune cose che dirò, come dire, mi ci giocherei la casa, su alcune cose un caffè, ok? Quindi, nel senso che secondo me questi sono degli aspetti su cui ricercare, pensare sia teoricamente sia politicamente, ma insomma, su alcuni sono abbastanza convinto che si possano trovare in tempi decenti, umani, esistenzialmente sopportabili delle risposte, in altri non lo so. Il primo è il rapporto populismo classi sociali. Non torno su quelle cose interessantissime che condivido, insomma, che sono state dette stamattina, ma una delle accuse, no, fatte a questo tipo di modello teorico è quello di risolvere tutto sostanzialmente nel discorso, nella retorica, no? Ho parlato di significanti, quindi parole. Avete sentito il modo in cui ho parlato? Domande, discorso, cioè sono tutte cose che attengono, no, all'idea che appunto la materialità, sì, certo, c'è. Laclau non nega mai il modo di produzione capitalistico, il fatto che esistano le classi, però la classe per Laclau, quando è politica, quando è una classe politica, è anch'essa una costruzione egemonica, è anch'essa, se volete, anch'essa un popolo. La classe politica è un popolo,
La classe, quella che abbiamo in mente se pensiamo al PC, no? È un popolo. Lo dice bene, parlando di, se lo trovo, non lo trovo, di Togliatti, nominare una serie di elementi eterogenei come classe operaia significa fare qualcosa di diverso rispetto a una semplice cartografia sociale. Significa fare qualcosa di diverso, significa un'operazione egemonica che produce performativamente l'unità di quegli elementi, il cui mescolarsi e fondersi in una singola entità non è che il risultato dell'operazione di nominazione. Ecco, vedete qui, vedete secondo me la forza e la debolezza di questa posizione. No? La forza è vedere che la classe politica non coincide con la classe sociologica. È popolo, appunto, ma tende a ridurre una semplice questione di nominazione. Ora, è vero se no, insomma, questa cosa, se entrassimo nel dettaglio potremmo in qualche modo difendere la Clou da questa accusa, però sicuramente la Clou parte da una posizione che i laclosiani ortodossi ormai hanno rimosso, diciamo, ma parte da una posizione, da un libro, Politica e ideologia della teoria marxista degli anni 70, dove ancora teneva in qualche modo il riferimento alla classe, e secondo me è un testo che andrebbe anche riletto, nonostante l'idea che ha delle classi non è più attuale, però proprio a livello formale, nel rapporto discorso di classe e discorso di popolo, è un testo interessante perché ci dice che appunto quello che è stato già detto, che la lotta di classe sul piano del modo di produzione è una cosa, la lotta di classe sul piano politico e ideologico è un'altra, e che in questi piani c'è sempre la necessità di articolare degli elementi popolari democratici che hanno una maggiore continuità, una maggiore tradizione, una maggiore inerzia anche rispetto alle fratture di classe e alle trasformazioni del modo di produzione. Certo, fare questo oggi è particolarmente complesso. È particolarmente complesso perché, come è stato già detto, riguarda non solo, intanto perché ovviamente i corpi di espressione delle classi sociali sono esse stesse in crisi, no? In crisi, per essere leggeri, diciamo. Ma anche perché appunto il modo di produzione capitalistico ci obbliga, le trasformazioni ci obbligano a articolare tutta una serie di domande, penso non so tutto il lavoro che ha fatto il femminismo marxista sulle condizioni di valorizzazione, non solo sulla produzione, ma sulle condizioni di riproduzione della società da un lato, oppure quello che in qualche modo accennava sempre stamattina Fana sugli intellettuali tecnici, no? Li chiamava. Ecco, qui c'è un grosso problema che è stato ad esempio teorizzato da un marxista, Jacques Bidet, cioè sulla necessità in qualche modo di spaccare il fronte neoliberale tra oligarchie finanziarie e competenti, chiamiamoli così, e in qualche modo attrarre anche degli aspetti di intellettualità dal lato del popolo, no? Però questo va in controtendenza con una serie di, cioè è un compito politico, ma è un compito politico appunto di cui bisognerebbe pensare l'artificialità e il carattere appunto di costruzione. Da ultimo, oggi, quindi abbiamo detto produzione e riproduzione da un lato, sapere, no, competenze in qualche modo da strappare al nemico di classe o di popolo, e dall'altra quello che oggi invece è concretamente l'espressione populistica maggiore, che viene secondo me presentata bene da Guilly, che è stato già citato da Formenti nel suo libro sulle periferie, No Society, che credo sia stato tradotto in italiano come La società non esiste, appunto, e dove per periferie si intendono non solo le periferie geografiche, ma appunto tutta quella parte di popolazione che ha come il rapporto con il proprio territorio come ultimo capitale rimasto, ultimo capitale simbolico rimasto. In primo luogo quella parte di classe media, quella parte di classe media, quella in crisi effettivamente, quella che diceva
sempre stamattina Fano, e che è una crisi però, quindi lì ci mostra tutto il problema di questo aspetto, che non è solo economica, ma è anche culturale, è anche di sentirsi il ceto o comunque la popolazione che è un referente culturale per gli altri, per la nazione, no? Che è in qualche modo un modello, è una crisi anche di riferimento pesante di questi ceti. Ok, un lato quindi la classe. La classe, il doppio aspetto sociologico e politico, dall'altro in questa complessità che da un lato ci porterebbe a dover parlare con pezzi di intellettualità precarizzata, che però sono ampiamente, come dire, pervasi da un'ideologia neoliberale, e dall'altra invece i popoli delle periferie, che di ideologia neoliberale forse non ne hanno, però hanno questo tipo di crisi, no? Un accenno brevissimo alla questione, anche questa poco tematizzata, dello Stato, sempre dall'ottica populista, la clausiana, eccetera, o perlomeno partendo da lì, e delle istituzioni, perché se c'è una cosa che questo tipo di pensiero rispetto a tutto l'ondata post-marxista e post-strutturalista anche, permette di fare quello di articolare un discorso sullo Stato, di riprendere un po' l'idea gramsciana, no, del farsi Stato, e anch'io mi permetto di consigliarvi il riferimento a Poulantzas, già citato, in questo caso non il testo che è stato citato, ma Stato, potere e socialismo, perché Poulantzas ci dà un'idea, Poulantzas muore, suicida prima di tutto questo dibattito, ma ci dà l'idea di uno Stato che non è una cosa, non è un semplice strumento in mano al potere, ma è anch'esso un campo di relazioni conflittuali, dove le classi, anche la classe dominante, deve appunto relazionarsi in modo conflittuale, compromissorio, per gestire la propria egemonia. E quindi questo è un aspetto che è molto valorizzato, ad esempio, non a caso, da chi fa riferimento ai testi di Laclau della Mouffe nell'America Latina, che appunto cerca di smontare proprio un'opposizione netta tra fronte antagonista e istituzioni, non a caso appunto, perché se sono stati sperimentazioni in qualche modo istituzionali, no? in quella realtà. Quindi una ricerca sulle classi, una ricerca sullo Stato, e poi inevitabilmente queste tematiche oggi si articolano con la questione della sovranità e della nazione. Non c'è nulla in Laclau che lascia intendere che da un punto di vista concettuale, che la costruzione di popolo debba essere sul piano strettamente nazionale. Per quanto la MUF nell'ultimo testo dica esplicitamente che la costruzione parte a livello nazionale, perché un aspetto di tutta questa teoria che non mi sono soffermato è che c'è un aspetto libidico affettivo, no? Quindi se c'è un riconoscimento di essere parte di una comunità nazionale, bene, lì su quello devi iniziare a fare egemonia. Non c'è nessun a livello teorico riferimento a uno spazio nazionale, c'è un riferimento a uno spazio della rappresentazione, cioè appunto se le identità politiche si giocano su un determinato terreno, ed è quello il terreno su cui costruire egemonia. Ora, il dibattito sulla sovranità nazionale, popolare e sui rapporti e su come questa possa essere intesa soprattutto come spazio del conflitto sociale
e come esercizio della democrazia, come spazio di esercizio della democrazia è molto vasto. Oggi penso che Prete Rosso in qualche modo tornerà su questa questione, quindi non mi addentro. Mi limito a dire che è uno degli spazi tipici, degli argomenti tipici su cui si è innescata la lotta egemonica. Proprio se guardate la storia del Partito Comunista è evidente, ma se guardate, non so, è uscito un libro di Stefano Azzara, che certo non tenero, diciamo, né quei populisti né quei sovranisti, sul 1923 in Germania, no? E in particolare sulla figura di Radek, e dice una cosa molto semplice: in quel momento si scopre l'egemonia, i comunisti sono costretti a scoprire l'egemonia. Perché? Perché in quel momento il discorso nazionale diventa potenzialmente terreno di lotta, no? Di lotta tra una borghesia che sostanzialmente si adatta alle condizioni della pace punitive per la Germania, della pace di Versailles, e dall'altra parte il nascente, insomma, il corrente di destra, no? Müller van der Brug, della rivoluzione conservatrice, eccetera. E lì, in quel momento, i comunisti devono articolare un discorso sulla nazione, e in quel momento pongono il problema dell'egemonia. Il discorso sulla nazione dal punto di vista della costruzione populistica è sì un discorso di spazio dei conflitti, cioè qual è lo spazio in cui oggi si possono costruire identità politiche concretamente. Primo, è sì un discorso sulla democrazia, cioè qual è lo spazio su cui si può rivendicare un esercizio della democrazia e farlo valere, e avere quel minimo di tenuta, no, politico-giuridica anche per in qualche modo incrinare il discorso post-democratico. Ma è anche, e qui la questione più scivolosa, un problema di identificazione, di costruzione, di riconoscimento di appartenere appunto a una comunità nazionale, quello che sostanzialmente è un legame affettivo, è quello che si veicola appunto con il termine patria. Il discorso qui è complesso, ma fa parte, secondo me, della sfida populista quello di dire: guardate che nel riferimento, nel sentirsi parte di una comunità nazionale, esistono elementi eterogenei che possono essere articolati in modo diverso. Del resto lo diceva lo stesso Lenin: gli elementi della cultura democratica e socialista sono presenti, anche se in forma rudimentale, in ogni cultura nazionale, ma ogni nazione possiede anche una cultura borghese dominante, eccetera. Quindi, come vedete, anche Lenin parla in termini di elementi, no? Ora, questi elementi rimandano a una storicità, cioè la nazione è certamente una comunità immaginaria, come dice Anderson, no? Ma immaginaria non vuol dire che chi se ne frega, cioè, no? È semplicemente fittizia, è costruita politicamente, certo, costruita politicamente, non è eterna, non è un dato, ma è il frutto di sedimentazioni storiche, no? Storiche, di riferimenti simbolici che acquistano, possono acquisire delle configurazioni differenti, e su questo si esercita un'opera politica di, come dire, di riferimenti e di selezione anche, no? Della storicità nazionale, rispetto alla storicità nazionale. Ad esempio, Luciana Cadaia, che è una delle autrici che si occupa di populismo in America Latina e ha ripreso, insomma, dice una cosa molto interessante su questo, che poi non fa altro che articolare un'idea che c'è in molti autori della decolonizzazione, da Fanon ad altri, cioè l'idea che la nazione sia un progetto, non un'eredità da difendere, no? Non un'origine, ma, e quindi
il nemico non è quello che rovina l'identità di appartenenza, è quello che impedisce una progettualità emancipativa, quindi una nazione che guarda, un'idea di patria, di nazione che guarda al futuro. Tuttavia attenzione, anche qui, attenzione perché appunto dobbiamo pensare anche in questo caso, come è stato detto anche stamattina, il tempo non come una linea, non come una linearità. Un autore importante, secondo me, piuttosto difficile dal punto di vista filosofico, ma Ernest Bloch, in un testo che è Eredità di questo tempo, si confronta con il nazismo. Io consiglio veramente di leggerlo questo testo, perché dice: guardate che i marxisti non hanno presidiato le zone dell'irrazionale, non hanno presidiato il riferimento là dove invece i nazisti vanno ad attingere. In qualche modo dice, ho sentito una riunione dei comunisti, hanno parlato di caduta tendenziale del saggio di profitto, eccetera, ho sentito una riunione dei nazisti, hanno parlato di terra, di soldato, sono sicuro della vittoria dei nazisti. Articola questo in modo concettualmente interessante, cioè lui dice: guardate che non c'è una linearità nel tempo storico, ci sono zone di non contemporaneità, le chiama lui, e su queste zone di non contemporaneità, cioè su questi dislivelli, su questi bisogna fare egemonia. La nostalgia è un sentimento regressivo, se si vuole. Ma se è nostalgia di conquiste sociali, ad esempio, no? Dobbiamo imparare ad articolarlo nel nostro discorso e magari separarlo da nostalgie più pericolose. Tutto questo è teoricamente. Vabbè, ci sono altre cose sulla questione nazionale, ma le lascio stare. Però, ecco, direi che il discorso fondamentale in questo senso che ci fa, che ci aiutano a fare gli autori come la Chloe Mouffe, è quello che si tratta di ripoliticizzare un campo che però non è mai vuoto, no? Quindi bisogna in qualche modo appunto gettarsi in una lotta egemonica e questa lotta egemonica ha appunto una frontiera contro antagonistica, no? Popolo contro elite. Però ecco una cosa su cui queste teorie mostrano qualche difficoltà, ma ci permettono anche di andare avanti nel pensiero, nella ricerca e forse nella politica, è pensare ad altri tipi di frontiera. Cioè, la frontiera antagonistica taglia la società, ma chiaramente si articola con l'idea che questa società è uno spazio finito. Noi dobbiamo cercare, quindi è un corpo politico finito, può essere nazionale, può essere plurinazionale, ma la politica si esercita su uno spazio finito. Ora, come si regola il conflitto interno e il conflitto esterno? È uno dei scrimini, ad esempio, tra un populismo regressivo o no. Cioè, se io faccio diventare il rapporto con l'esterno, un antagonismo all'interno del popolo, una divisione interna al popolo, una contraddizione interna al popolo, questo è probabilmente un sintomo di un populismo regressivo. Bisogna cercare invece, di risolvere le contraddizioni interne al popolo, ma questo appunto non è semplice in questo momento storico. Sempre di lì, nella crisi delle periferie, cita sì lati sociali ed economici, ma cita anche un bisogno di protezione, un'attenzione per le tematiche di protezione e di regolazione, che dice lui viene presentata come una deriva identitaria, ma che tende a creare le condizioni di un esercizio consolidato del capitale sociale e culturale di quei ceti in crisi. Noi con questo bisogno di protezione dobbiamo fare i conti in qualche modo, cercando di pensare a un ordine diverso,
ha un ordine diverso, ma c'è una domanda di ordine, è tipico di quello che altri autori hanno definito il momento Polanyi, no? Polanyi parla appunto di una controreazione della società rispetto alla liberalizzazione integrale di mercati, capitali, forza lavoro, eccetera, dice la società si difende, controreagisce, può reagire in due modi, uno appunto regressivo, no? E l'altro emancipatorio, ma non è domanda di pura rivolta, è domanda di antagonismo sì, ma anche di ordine, e su questo appunto si tratta di trovare le giuste linee di discriminazione. Perché ho insistito su disarticolazione prima? Sì, perché bisogna articolare un nuovo popolo, ma bisogna anche disarticolare quello che c'è in qualche modo. Quello che c'è, voglio dire, nella catena equivalenziale, direbbe Laclau, migrante uguale insicurezza sociale, uguale insicurezza, lotta sui salari, no, lotta al ribasso sui salari, perdita di identità culturale, a questa catena equivalenziale non si può semplicemente, a mio parere, ribattere che questo non è assolutamente vero e non c'è nessuna domanda reale sotto questa equivalenza. La risposta politica sarebbe appunto disarticolare questa domanda, questa catena equivalenziale. Nessuna di queste domande è in sé razzista, in sé, ma questa concatenazione produce effetti di razzializzazione sicura del conflitto sociale, cioè, perché se tu metti insieme queste cose sicuramente il nemico poi è quello, no? Il problema è cercare di dare delle risposte che disarticolino queste cose, intervenire sui servizi sociali, intervenire e anche sulla questione culturale, che è più difficile da manovrare, però insomma, non so, io lavoro nella scuola, non si può rispondere semplicemente che non esiste, ad esempio, un problema di alfabetizzazione dell'italiano, no, per i ragazzi migranti. No? Non si può rispondere così. Si tratterà di rispondere che bisogna investire invece nell'alfabetizzazione, perché quello esiste, sennò la soluzione è creare non classi ghetto, ma scuole ghetto. L'ultimo punto è questo, tutto questo, deve fare i conti però con come la, a mio parere, come la rivoluzione neoliberale, perché di una rivoluzione dall'alto si è trattata effettivamente, ha agito anche sugli aspetti antropologici, sugli aspetti individuali, sulla competizione diffusa, sul senso di essere un imprenditore di se stesso. È vero che è parte ormai di una, come dire, di una classe disagiata, diciamo il libro, no? Che è ormai in profonda crisi e si sta scontrando con l'illusorietà di questa narrazione. E tuttavia ci sono tutta una serie di meccanismi che agiscono sulle individualità, che sono sempre, come dire, il disfacimento delle identità collettive, delle forme di organizzazione, di rappresentanza, che in qualche modo è la premessa del momento populista, però è anche quello con cui il momento populista più si scontra nel momento in cui vuole trasformarsi in politica. E quindi bisogna porsi in qualche modo seriamente il problema delle forme di vita neoliberali che convivono contraddittoriamente con le reazioni, ad esempio, e le ricerche di protezione sociale e culturale delle periferie e delle classi popolari. Quindi porsi il problema di cosa significa veramente una logica della competitività estesa a tutti i livelli, sempre in riferimento alla scuola. Certo, non c'è nessun trattato europeo che lo stabilisce, perché come sapete non è parte delle aree di competenza dell'Unione Europea, però ci sono c'è una lunga storia di direttive europee, prima ancora delle organizzazioni degli industriali europee, tanto per, e poi effettivamente dell'Unione Europea per sulla scuola delle competenze, la scuola del capitale umano, l'imprenditorialità di se stessi, insomma questi
apparati ideologici di Stato, direbbe Althusser, che ormai di Stato hanno poco, ma rimangono apparati ideologici, insomma agiscono, e quindi su questo è un elemento che ad esempio nella narrazione, che è molto postmoderna, se volete, di Mouffe e di Laglomà, in qualche modo ha riferimento ancora a una politica di massa abbastanza classica, no? Tutte queste cose producono invece delle difficoltà, anche perché la forma in cui si è effettivamente manifestato il populismo, soprattutto in Italia, nella sua forma più Marco Tarchi direbbe populismo pura, quella del Movimento 5 Stelle, quindi non un populismo come lo pensava o lo sognava Laclau, no? È una forma che ha saputo articolare pezzi anche dell'ideologia neoliberale, con pezzi invece di un riferimento vago a stato sociale, con altri con pezzi di varie tradizioni ideologiche, e che un autore come Rosan Vallon forse ci aiuta, che non è tutto tranne che un rivoluzionario ed è un criticabilissimo, però ci aiuta a capire, nel senso che lui parla di una democrazia della sfiducia, una controdemocrazia, una democrazia della sfiducia, dove la democrazia non è più mobilitazione antagonistica, no? Ma è appunto tentativo di un controllo sui politici, sui politici, sulla una democrazia in qualche modo non di attivismo, ma appunto di sfiducia organizzata, un po' la democrazia anche dei click, se volete. Ora, lasciando perdere un attimo il riferimento a Rosan Vallon, quello che volevo dire è semplicemente che noi probabilmente ci troviamo all'interno di una crisi, del modello delle 5 Stelle, e però dobbiamo capirne bene la genesi, perché non è un caso che non si dia un populismo di sinistra come lo immaginiamo noi in Italia, non si sia dato, no? La prima reazione al fermarsi del Movimento 5 Stelle è stata da gran parte della sinistra: ci hanno rubato delle cose, come mai in tavola articolano loro? Adesso ovviamente la reazione, giustamente, vista la prova dei fatti è molto cambiata, è giustissimo criticare, incalzare l'attuale governo, però bisogna porsi, secondo me, seriamente il problema della genesi di questo populismo particolare, che non è Podemos, non è quello, però questo c'è stato, questa è la reazione, è la cosa, diciamo, più interessante politicamente. Poi ovviamente c'è tutto l'aspetto sulla Lega, che ha altri connotati, articola diversamente quello che è un populismo più chiaramente, diciamo, di destra, tra virgolette, e un populismo, e anche una base materiale diversa, insomma. Però fare i conti con la profondità della rivoluzione neoliberale a livello di soggetti, di forme di comunicazione, di linguaggi, secondo me ci può aiutare a capire la genesi particolare del Movimento 5 Stelle in Italia. Chiudo veramente col dire che, ecco, in questo senso mi riallaccio a questa cosa del Movimento 5 Stelle per riprendere la questione del campo. Come vi dicevo, non c'è solo una frontiera populista, c'è un campo populista. E qui si tratta appunto di iniziare a pensare a delle disarticolazioni di questo campo. Da un lato si può sicuramente disarticolare un riferimento alla nazione dal discorso classico di destra, ho cercato in qualche modo di indicarlo, dall'altro bisogna probabilmente disarticolare tutti dei temi che sono legati ai diritti civili, alla modernità. All'emancipazione individuale, disarticolarli dalla narrazione neoliberista. Quindi dobbiamo fare in qualche modo una doppia operazione. Io penso si possa parlare ancora di populismo di sinistra, o comunque di una sinistra rinnovata su queste coordinate, cioè, si può anche non parlare di populismo, però insomma rinnovata su alcune di queste coordinate, ma credo che, come dire, l'operazione vada fatta dai due lati, cioè dobbiamo sottrarre al campo della
la sua declinazione, diciamo, razionale, alcuni temi, ma dobbiamo anche, alcuni significanti, ma dobbiamo anche tracciare una linea di demarcazione con il neoliberalismo progressista. Questo deve essere, a mio parere, molto, molto netto ed è la condizione per fare l'altra operazione. Se diventiamo le guardie plebee di quella parte, siamo finiti in un momento populista. E questo ce l'insegna una femminista come Nancy Fraser, no? Che l'ha detto abbastanza chiaramente. Ultimissima veramente cosa, la sfida populista, se intesa in questo senso, è una sfida che mette chiaramente in discussione alcune culture politiche, compresa quella di sinistra, ma non lo fa in modo per cercare fronti rossobruni o una post-ideologia totale alla 5 Stelle, no? Cioè, non è questo il discorso. Il discorso è che certe identificazioni, tipo modernizzazione capitalistica, passo in più, passo in avanti, verso una condizione di maggiore emancipazione, è saltato, è in crisi. Quindi quello che si fa coincidere tra populismo democratico, populismo di sinistra, populismo progressista, in realtà l'uno non ha sfaccettature differenti. E poi c'è un'altra questione, che la lotta populista si è intesa come una lotta di radicalizzazione della democrazia e prima di tutto di affermazione della democrazia, è come dire una lotta su un duplice versante. Da un lato è una politica, dall'altro qui cito una cosa che ha scritto Prete Rosso, visto che non è arrivato, non rischio di far figura di chi vuole così adulare l'altro relatore, però dice una cosa significativa, secondo me molto significativa. Dice, in uno scritto su una rivista che si è occupata di questo tema, dice che oggi ci troviamo in una paradossale lotta egemonica per rendere ancora possibile l'egemonia, cioè la costruzione di un popolo come fatto politico costituente. Ecco, secondo me questo è veramente il centro del perché oggi ci può interessare il nesso democrazia-populismo. Cioè oggi ci troviamo in una situazione in cui dobbiamo fare politica, ma dobbiamo costruire anche le condizioni perché una politica abbia efficacia e abbia peso. Mi permetto di chiudere con una citazione di Luporini, il coautore di Gaber, no? Che secondo me è significativa, perché quello che un po' dice anche Prete Rossi, chiaramente cambiando tutto il contesto, perché nella famosa canzone, no? La libertà e partecipazione, a un certo punto intervistano Luporini e Luporini dice, ma veramente noi volevamo scrivere la libertà è uno spazio di incidenza, cioè è la possibilità di che quello che fai incida effettivamente sulle tue condizioni di esistenza. Dice, però non c'è bisogno di essere musicisti per capire che così non è cantabile, no? E quindi abbiamo definito partecipazione. Ecco, abbiamo chiaro, e tutti l'hanno in qualche modo ripreso anche più o meno come jingle, no? La libertà e partecipazione, però dobbiamo anche cercare di creare le condizioni perché ci sia un punto di incidenza, uno spazio di incidenza. Ecco, secondo me la sfida populista ci invita a questo oggi. Grazie. Bene, innanzitutto grazie mille per questo intervento, insomma interessantissimo, penso che in ognuno di noi abbia creato, magari dato soluzione ad alcuni punti e allo stesso tempo creato tantissime domande in più rispetto a, insomma, quello che già era stato trattato prima e appunto ricollegandoti a tanti temi che sono stati visti durante la mattinata e durante l'altro incontro in settimana, quindi grazie davvero. E a questo punto, se dal pubblico c'è qualche domanda, visto che insomma gli spunti sono tanti, quindi spero che ci sia qualche intervento, qualche domanda, ecco. Grazie.
Non è proprio una domanda e non so neanche dove ho preso il coraggio per farla, per dirla questa cosa. Alle ultime elezioni io facevo parte di una, sicuramente una minoranza così silenziosa, e poi non c'è stato neanche uno spazio di discussione su questa cosa, e forse questo è quello che mi è rimasto un po' più qua, cioè che sia stato impossibile discutere di questa cosa. Comunque diciamo che ero una di quelli che a sinistra pensava che fosse possibile fare un governo con i 5 Stelle, l'ho detto. Io non mi sento populista, non so come dire, però, e non è neanche un problema, cioè io ho trovato allora una posizione di una debolezza pazzesca, la motivazione con cui si diceva di no a questo, io non so oggi se non è un problema, se avevo torto, ragione, non è questo che mi interessa, perché mi pare che qui si lavori su come si affronta e come si pensano le cose. Quello che allora mi era sembrato una debolezza assoluta era questa posizione che io giudicavo non politica, impolitica, apolitica, di dire siccome loro sono, non so, brutti, cattivi, stupidi, incompetenti, eccetera, e noi no, allora noi non ci sporchiamo le mani. E io pensavo, ma che cacchio di posizione, cioè la politica è un'altra cosa. E questa cosa la dico oggi perché mi è tornata in mente, perché appunto non se ne è mai parlato, anche come pensiero mi è sparito dalla testa, però mi sembra che quello che tu dici sia proprio nella direzione, appunto, costruire un popolo, disarticolare dei ragionamenti, e cioè si fa, può passare anche da delle cose come oggi ho pensato mentre ti ascoltavo, una cosa che allora non mi era venuta in mente in questo modo, cacchio, ma che debolezza della sinistra che è stato non riuscire neanche a pensare e affidare, e non vale, e poi dopo chiudo perché sennò, e non vale dire, come poi alcune volte mi è stato detto, ma hai visto com'erano? No, non esiste un hai visto com'erano, hai visto come sono in quella condizione politica lì, cioè nulla è dato in maniera idealistica o vabbè, insomma, spero di aver reso l'idea e di non aver detto troppe stupidate. Sì, magari raccogliamo due o tre domande se ce ne sono ancora per venire. Grazie. No, la mia è un po' una domanda banale, no? Nel senso che cioè, a volte ti dici populista, cioè populista vuol dire, come dire, è un'accezione molto negativa, no? E la si usa con una leggerezza incredibile, contro i governi populisti e di destra, reazionari, sicuritari, ecco. E quindi e vedo per esempio nella mia ristretta cerchia di conoscenze è molto più usata a sinistra che a destra, nel senso che è molto più usata per caratterizzare la destra da parte di una certa sinistra che dalla destra per caratterizzare ad esempio se stessa, no? Questo mi fa riflettere rispetto al discorso che facevi prima su il linguaggio, la narrazione, e ti volevo chiedere, quindi in realtà tu all'inizio hai detto e fatto riferimento anche a altri contesti come la Spagna, come l'Inghilterra, come gli Stati Uniti. Se potevi, anche proprio in pillole però, darci un po' più di elementi di coordinate di come si articola questo discorso populista e diciamo il populismo nella politica di quei tre paesi, anche per orientarsi un attimo e differenziare se ci sono, cioè se è una lente che aiuta a leggere quel contesto meglio di altro, perché sono abbastanza ignorante, quindi non è che so, però vedo appunto questa roba per cui il populista è. Io volevo chiedere invece, visto che a livello pratico noi in Italia siamo un po' indietro rispetto ad altri paesi come Sud America o piuttosto come la Spagna, volevo sapere come si sono comportati poi sul territorio tutti questi studiosi di populismo e come sono stati dati di tirare dentro le basi popolari proprio al pratico sul territorio. Altri paesi. Sì, ringrazio Diego per la relazione che ci ha fatto. Volevo chiedere un po' qualche considerazione in merito al, cioè abbiamo sentito che in Italia il populismo di sinistra di fatto non esiste, c'è un populismo strano che arriva da lontano,
è stato di Berlusconi, della Lega, insomma, Bioccia ci ha parlato ovviamente lunedì scorso, e c'è il populismo appunto della 5 Stelle. Viceversa però vediamo in altri paesi europei innanzitutto, dove appunto queste esperienze sono, cioè, un po' mutuate, appunto come ci dicevi, dall'America Latina, che lo spagnolo o in caso francese hanno avuto anche risultati elettorali molto importanti e consistenti. Quello che però possiamo dire sono due considerazioni. Uno, che in nessuno dei casi hanno finora in Europa questo ha portato all'esperienza di governo. E seconda cosa, che sia riguardo a Podemos sia riguardo alla France Insoumise, diciamo negli ultimi mesi, l'ultimo anno e mezzo, c'è una crisi molto profonda di quella nazione, c'è un po' per spaccature interne che forse non sono, cioè è normale che comunque, cioè, non so se sono spaccature legate alla contingenza, forse poi il populismo accentrando determinate strutture organizzative che poi porta a fenomeni un po', diciamo, alla creazione di soggetti politici che non riescono bene a dialogare internamente, così che poi ad asfaltarsi con andare del tempo. Sono domande molto complesse, anche perché io in realtà, mentre ho seguito abbastanza dibattiti teorici sul populismo, sui vari contesti nazionali, cioè ho cercato di studiare, di seguirli, però non sono un esperto. Però, diciamo, allora, lascio la domanda sui 5 Stelle per ultima, perché è più, diciamo, puntuale mentre le altre, allungo tutte a... ci sono realtà in cui questa cosa in qualche modo si è data, è più o meno in crisi o comunque incontra delle difficoltà, ma come dire, meglio una crisi, no, che nulla. Qui da noi come mai non c'è, no? Più o meno il discorso è questo. Allora, le caratteristiche, intanto populista è un terreno di scontro, no? Il termine. Quindi è difficile che si autodefinisca se non in reazione, no? C'è il blog di Salvini, non so se esiste ancora, però il populista, no? Dicendo io sono populista, oppure si può essere una reazione di, appunto, di rovesciamento dello stigma classico, no? Mi dite populista, sì, va bene, sono populista, se populista vuol dire difendere gli ultimi, allora lo sono. Ok, però al di là di questa operazione retorica, un movimento che si dichiari populista è difficile, di solito viene attribuito ad altri, no? Questione analoga si può fare per sovranismo, anche se qui siamo già a una diciamo, caratura diversa del discorso, secondo me. Però gli elementi che secondo me ricorrono nei vari esperimenti di populismo di sinistra, diciamo così, sono: il cercare di articolare tematiche classiche della sinistra, appunto, no? Il stato sociale, spostamento, no? della barra della politica sulle classi subalterne, no? E anche diritti individuali, anche espansione dei diritti individuali. Su questo, una cosa secondo me chiara l'ha detta Formenti l'altro giorno, cioè non si tratta di negare l'importanza dei diritti individuali, eccetera, civili, eccetera, si tratta di metterli in connessione con i diritti sociali e di far capire questa cosa abbastanza semplice, che si acquistano margini di più ampi diritti civili se la società nel suo complesso migliora e se si acquistano maggiori diritti sociali, altrimenti la reazione sarà di maggioranze che non sapete che c'è del diritto della non mi interessa. E quindi politicamente, non teoricamente, ma politicamente diventa improduttivo contrapporre le due cose. Ok, quindi i vari populismi, diciamo, di sinistra hanno questa caratteristica: mantenere un classico riferimento alle classi subalterne, e insomma di questo c'è ovviamente un estremo bisogno, con il discorso della riacquisizione di quote di sovranità.
Ora, questa sovranità può essere declinata o meno sul tema nazionale, no? Questo è un dibattito, eccetera. Però l'idea classica, no? Dell'autodeterminazione, l'idea che si possano riprendere le leve in qualche modo rispetto a un assetto post-democratico, quello secondo me è la cifra, no? Che lega un po' Podemos, la France Insoumise, eccetera. Di conseguenza anche un diverso riferimento, questo anche se non coincide, appunto, lo ripeto, non coincide, però un diverso riferimento alla questione nazionale, lo è in Spagna, lo è in Francia, Stati Uniti e Inghilterra secondo me è un'operazione più interna, no, al contesto democratico da un lato, alla laburista dall'altro, però che appunto lì accentuano molto l'esperienza di classe, no? L'esperienza e la questione nazionale è un po' diversa, però insomma il riferimento acquisizione di diritti sociali e riappropriazione di quote di sovranità democratica, secondo me questo è il centro di tutti questi movimenti, variamente declinato ovviamente. Dopodiché c'è effettivamente un movimento di crisi o comunque di ripolarizzazione all'interno di queste forze, nel senso, se c'è stato un momento costituente, no, dove questa novità, no, del populismo di sinistra sembrava in qualche modo rompere steccati, eccetera, adesso c'è sicuramente un movimento sia in Podemos con la divisione Rayon Iglesias, sia nella France Insoumise, con minoritario da questo punto di vista, però con ad esempio l'uscita del movimento di Kuzmanovic, che in qualche modo ridisegna ancora una linea di possibile crisi. Non chi interpreta questa articolazione di diritti sociali, sovranità democratica in modo più classicamente di sinistra, e chi invece lo interpreta come effettivamente più trasversale o comunque più e accentua l'aspetto di novità politica rispetto alla cultura di sinistra. Se vedete ad esempio la questione imposta da Kuzmanovic rispetto alla France Insoumise è questo, no? Cioè, è dire abbiamo creato questo movimento che doveva appunto fare riferimento al popolo francese, al di là di in qualche modo di un'identità chiara, cioè oltre un riferimento chiaro alle appartenenze di sinistra, in realtà abbiamo mancato sostanzialmente l'appuntamento con i gilets jaunes, no? E non siamo in grado di parlare a quel tipo di popolo. Non che non ci sia stato il tentativo della France Insoumise, c'è stato, però lì ad esempio c'è una difficoltà del movimento. Però tu ponevi anche la questione in altri termini. Vabbè, poi praticamente cosa è stato fatto? Questo non lo so, sono differenti gli andamenti, no? Spiegava bene Formenti, Podemos nasce come un cristallo di intellettuali che in qualche modo fanno proprio poi cioè si mettono sull'onda del movimento precedente, no? E in qualche modo lo leggono con categorie appunto laclosiane, eccetera, in gran parte derivate appunto dal riferimento all'America Latina, e anche lì lo fanno in modo già, in realtà già all'inizio, abbastanza differente tra ad esempio Rayone e Iglesias, perché sono differenti anche le accentuazioni dell'aspetto di classe rispetto ad altri aspetti. Però nasce in questo modo e nasce con l'idea di come dobbiamo comunicare rispetto a questa cosa. Quindi l'accezione di patria in un certo modo, la patria non è una spilla, no, che si mette a seconda degli interessi, ma è diritti sociali, eccetera, le parole d'ordine, insomma, eccetera. La France Insoumise nasce diversamente, no? Nasce con c'è un testo recentemente tradotto anche del Monselet, dell'associazione, diciamo, giovanile, che
qualche modo costeggia, Francesco Mies che parla di passaggio dal partito al movimento, no? Nel senso che effettivamente non dal movimento al partito, ma dal partito al movimento, nel senso che c'è questo appello iniziale, no? Un po' questa funzione tribunizia anche di Mélenchon, no? E poi l'appello alla costituzione di circoli della France Insoumise e poi dopo il tentativo di creare il movimento sociale a partire dalla Costituzione invece piuttosto accentrata inizialmente. Quindi insomma i modelli sono molto diversi, io come guida comune terrei insieme appunto sovranità democratica e diritti sociali, ampliamento dei diritti sociali come cifra di fondo, poi le pratiche appunto sono molto differenziate. Però c'è un problema effettivamente secondo me sull'organizzazione, c'è un problema c'è un problema di se vogliamo la teoria, no? del che è anche il Laclau del leader da un lato e come rappresentanti in questo modo di questa catena equivalenziale della frontiera antagonistica o comunque di un nucleo molto accentrato, no? Organizzativamente molto accentrato, che in qualche modo rappresenta a livello organizzativo l'idea di autonomia del politico, no? Che è presente in questa tradizione, in questa cosa. Secondo me da un lato ha una grande valenza, cioè nel senso che rompe con un'idea puramente orizzontalistica della politica, no? Che è quella un po' in cui sono navigati i movimenti degli ultimi decenni, no? Non c'è mai bisogno di una sintesi, non c'è mai bisogno di una perché comunque si costituiscono reti di contropotere, così. Questa cosa è in crisi un po' dappertutto. C'è un testo accurato da Panic che si chiama in inglese, ma tradotto è dalle strade allo Stato, no? Il sottotitolo è Come cambiare il mondo prendendo il potere, che risponde a un testo degli anni 90, no, di Holloway, Come cambiare il mondo senza prendere il potere. Ecco, cioè, questa cosa qui che sembra una banalità, però viene dopo decenni effettivamente di quel tipo di politica nei movimenti antagonistici. Quindi il dire, no, guardate che la politica è anche sintesi, anche determinazione in qualche modo autonoma dei movimenti del sociale, eccetera, ha una sua valenza. Detto questo, il problema è che, come dire, l'egemonia appunto va costruita. L'egemonia va costruita, va confrontata, si cala nel confronto. Non è una... È sbagliato pensare, secondo me, alla Laclau e al populismo di sinistra come una mera metodologia comunicativa. Si tratta di... È una cosa che mi sono dimenticato di dire, però nell'idea di populismo di sinistra c'è una tensione tra l'essere, dare una retorica populista alla sinistra e essere la sinistra di un campo populista. Sono due cose diverse che entrambe ci devono probabilmente essere, ma che richiedono logiche diverse. Allora, se dal lato comunicativo si può parlare di una comunicazione populista per un'identità di sinistra, dall'altra parte, per essere entrare nel campo populista, invece devi articolare anche una logica dell'organizzazione e pensare che esistono corpi politici, no? Che che hanno le loro dinamiche, hanno le loro forme di rappresentanza, hanno le loro inerzie. E con quello devi fare i conti, su questo devi pensare a un discorso dell'organizzazione. È proprio il testo, ma è datato, però insomma il testo che avevo scritto io per questo libro era proprio sulla difficoltà di una logica dell'organizzazione all'interno di questo impianto, perché viene fatto collassare con la logica dell'egemonia, con la logica della costruzione discorsiva, eccetera. E invece l'organizzazione politica ha anche altre, no? Anche altre dimensioni e quindi sì, insomma, sicuramente c'è una difficoltà. Ora però
appunto, ciò non toglie che il portato rispetto ad altre teorie in campo, secondo me, è quello, cioè segnare comunque l'aspetto della valenza del politico, della valenza del politico. Del resto, una cosa che diceva anche oggi Simone Fana guardate che il politico in certi casi paradossalmente è all'avanguardia rispetto al sociale. Il problema è che se questa avanguardia questa avanguardia però non può essere risolta nella mera retorica, ecco, nella mera retorica comunicativa, nel maquillage, cioè non si tratta di fare un maquillage populista, si tratta di mettere in discussione delle identità, si tratta di forzare delle culture politiche, si tratta di dire che nella cultura politica della sinistra qualcosa va bene e qualcosa no, va lasciato. Sui 5 Stelle, sono d'accordo, cioè nel senso che secondo me una qualche forma di operazione politica, io non so se il governo con i 5 Stelle, non so, però una qualche forma di operazione politica sui 5 Stelle è stata la scommessa, forse, nonostante tutto quello che si può dire di questo governo, lo è ancora, nel senso che io penserei se avessi una qualche collocazione politica di una qualche consistenza, diciamo, penserei a come incalzare e casomai mettere in contraddizione i 5 Stelle piuttosto che dirgli non avete fatto, non avete detto. Voglio dire, insomma, se Di Battista tira fuori il franco africano e parla di neocolonialismo, ma perché devo dire? Milioni di persone sentono nominare in televisione neocolonialismo e non solo al centro sociale, no? Ma perché devo dire che è una cavolata? Non è una cavolata, non l'è. Posso dire, cioè, lo devo incalzare, devo dire bene, allora cosa fai? Posso anche dire, ma allora parliamo anche delle forme di neocolonialismo eventualmente italiano, lo posso fare, ma sta a me fare questa cosa qui, cioè sta a me, nel senso come forza politica, se c'è una forza politica. Se Tridico dice riduzione dell'orario a parità di salario, ma devo dire che no? No, devo dire, vediamo se lo fate, dai, vediamo, bravi, vediamo se lo fate. Io devo cercare di fare questa operazione, secondo me. Dopodiché è chiaro che per farlo devi essere qualcosa. E qui sono i problemi, però sono i problemi nostri, non è questo un problema dei 5 Stelle, è un problema nostro, e quello non ce lo risolve la morte dei 5 Stelle, eventuale. Bene, grazie di nuovo, grazie anche a chi ha partecipato. Direi che per concludere direi che i messaggi ci sono e speriamo che alcune persone, insomma, possano ascoltare e fare qualcosa, insomma, o qualcuno di noi, insomma, vedremo. Allora, 5 minuti di pausa e poi continuiamo con il nostro pomeriggio, con il prossimo ospite. Grazie mille, a dopo.